Questa sera anch'io ho il privilegio di condividere la parola di Dio con voi. Questa sera abbiamo un argomento particolare, un argomento particolare. Vorrei iniziare dicendo che il tema generale dei 10 giorni di preghiera è: vogliamo rinascere, cerchiamo il risveglio. Questa sera vedremo un messaggio dal titolo La soluzione di Dio nelle nostre battaglie. La soluzione di Dio nelle nostre battaglie. Quindi, anche per fare un po' di chiarezza a me stesso, ci stiamo dicendo, se vogliamo risvegliarci, se vogliamo rinascere, occorre ed è utile anche conoscere la soluzione di Dio alle nostre battaglie. Da marzo dell'anno 2020 scorso fino ad ora ho assistito e condotto 13 funerali, uno più triste dell'altro. I funerali di per sé non sono momenti allegri, però credo che tutto il contesto e le circostanze hanno contribuito ad aumentare la tristezza. Dalle mie parti, quando arriva una nuova persona e incominciano ad accadere cose brutte, la gente inizia a farsi delle domande. Ma ripeto, solo dalle mie parti. Quindi, se volete, è un problema mio. Così ho voluto trovare una risposta alla mia curiosità e ho chiesto a un mio collega: caro collega, ti risulta che da queste parti i funerali sono molto di più? Perché non vorrei che si pensasse puntini puntini. E lui mi ha risposto: sì, in effetti, io ne ho contati 16-17 in 2 anni. Ho chiesto anche ad un altro collega e poi mi sono fermato. E mi fermo davvero. Ora mi trovo nel Vangelo di Marco. Spero che non vi annoiate a seguirmi. Vi faccio leggere alcuni versi per creare una cornice dove nei momenti di preghiera potremmo tranquillamente inserire le nostre preghiere. Quindi vi invito a seguirmi. Come dicevo, io mi trovo già in Marco al capitolo 9. Vi chiedo anche a voi di unirvi a me in Marco al capitolo 9, versetti 1 e 3. Marco capitolo 9, versetti 1 e 3. Marco 9, 1 e 3. Poi disse loro: in verità vi dico che vi sono alcuni presenti che non gusteranno la morte senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Il versetto 3. E le sue vesti divennero splendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra. Ecco, spero, come vi avevo detto, che possiate seguirmi con questa maratona. Ora seguitemi nuovamente, ma questa volta in Luca capitolo 9. Passiamo da Marco capitolo 9 a Luca capitolo 9.
versetto stavolta 27. Luca capitolo 9, versetto 27. Ora io vi dico in verità che vi sono alcuni qui presenti che non gusteranno la morte prima di aver visto il regno di Dio. Entrambi i capitoli, Marco 9 e Luca 9, si riferiscono al tema della morte. La domanda che seguì fu questa: sì, Signore, alcuni non moriranno, ok? Però chi morirà veramente? Allora Gesù prese ad illustrare la morte. Illustra la morte a partire dalla sua morte stessa, attraverso l'episodio della trasfigurazione, trasformazione, una metamorfosi, se ci è più comprensibile. La morte non può essere la fine, ma è l'inizio di una trasformazione, di una metamorfosi. Le sue vesti divennero risplendenti e bianchissime come neve, più bianche di ciò che potrebbe fare alcun lavandaio sulla terra, ovvero non fatta per mano dell'uomo. Ricordiamo la frase biblica di questi giorni: non per potenza, non per forza, ma per lo spirito mio. Sarà lo spirito del Signore a realizzare anche questo. La morte in Cristo è un rinascere, è un cambiamento. Però, attenzione. Come mai siamo partiti da qui? Se siamo partiti dicendo che l'argomento per questa sera è che se vogliamo risvegliarci, se vogliamo il risveglio, se vogliamo nascere, occorre anche sapere la soluzione di Dio alle nostre battaglie. Qual è la soluzione allora? Ah, il testo che è stato letto per questa sera, Luca, quindi lo stesso contesto, versetti 23 e 24. Scusatemi se leggo tanti testi, ma vorrei riprendere ancora questo testo. Poi disse a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per causa mia la salverà. Wow! Mi sembra di comprendere che ciò che può rinascere deve prima morire. Ma cosa di preciso vogliamo comprendere in questo momento? È utile ricordarci che qui Gesù non si rivolge più ai suoi discepoli. Aveva già parlato ai discepoli. Il testo inizia dicendo: ma poi disse a tutti gli altri che lo seguivano. Come anche noi seguiamo Gesù, come tutti quanti che stanno seguendo via Zoom, via Facebook, via Hope Media. Gesù parla a quelli che lo stanno seguendo. E Gesù si serve di un'usanza del suo tempo. In quell'epoca, vorrei ricordare semplicemente questo: chi moriva in croce subiva prima la sentenza del tribunale e poi, avvenuta la sentenza, prima
prendeva il suo asse orizzontale, la parte restante della croce, e si dirigeva al luogo dell'esecuzione, dove si trovava già l'asse verticale. Quindi pensiamo un attimo, cerchiamo di usare la nostra immaginazione santificata per capire cosa Gesù stesse dicendo. Chi prendeva la propria croce percorreva spesso una strada di vergogna, percorreva spesso la strada della solitudine e per aggiungere sale alla ferita, per peggiorare la cosa, anche le persone religiose avevano l'obbligo di insultarlo, di picchiarlo, di maltrattarlo, perché tanto era a pochi passi dalla sua morte. Era ormai una morte sicura, un morto che camminava. Davvero un momento di abbandono dai i così chiamati religiosi, dalla famiglia, da tutti. Allora mi piace e vorrei enfatizzare questa parola, se. Il testo dice se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, carichi la sua croce e ogni giorno mi segua. Immaginate, immaginiamo cosa Gesù volesse dire con questo, alla luce anche del contesto del tempo. La soluzione di Dio alle nostre battaglie è morire ogni giorno in Cristo. Il proprio ego, il mio ego che distrugge la mia famiglia, la mia superbia che divide i fratelli, la mia arroganza che magari divide i dipartimenti, la nostra indipendenza da Dio. Quando Gesù dice: prendete la vostra croce, permettetemi questa sera di chiedervi: che cosa davvero devi morire in me? Che cosa devi morire in te? Io non finirò questo messaggio, perché non la finirò. Lo finiremo tutti insieme. Che cosa devi morire in me? Se non muore qualcosa in me, non può avvenire la rinascita. Non può avvenire il risveglio. Stavo pensando e mi è venuta proprio come un flash. La soluzione di Dio alle nostre battaglie è morire. Allora ho pensato a Cristo, che è stato, Cristo che è stato la soluzione per la più grande battaglia dell'umanità. Con la morte di Cristo sono nate tante belle cose. Come dicevo, io non riesco a finire questo messaggio. È per questo che vi invito a continuare a riflettere su questo argomento. Vi invito non soltanto in questi 10 giorni, appunto, permettetemi di ripetere, morire ogni giorno in Cristo. Che davvero il Signore ci aiuti a comprendere le cose
che devono morire in noi. Cosa deve morire in me? Cosa deve morire in te? Affinché possa avvenire questa rinascita, che il risveglio possa cominciare, che la rinascita possa incominciare a partire da me e molto probabilmente continuando anche con voi. Che il Signore ci benedica, ci protegga e ci renda uomini e donne capaci di morire a noi stessi, morire, morire, morire e morire ogni giorno. Che il Signore ci aiuti, che il Signore ci dia la forza per fare questo.